Romagna ogni anno ci sono ben 5 festival fotografici, tra cui il CIFEST a Savignano sul Rubicone nel Forlivese, il più longevo d'Italia con le sue 30 edizioni. Festival che quest'anno ha ospitato la presentazione del progetto Emilia-Romagna Fotovalli. Da Travel Emilia-Romagna, il blog ufficiale del turismo emiliano-romagnolo, nasce così la prima e completa mappatura multichiave di tutto quello che ruota attorno alla fotografia in regione. L'Emilia-Romagna ha una forte vocazione fotografica, sono 190 le realtà segnalate dislocate in 60 comuni emiliano-romagnoli. Parliamo del progetto Emilia-Romagna Fotovalli. Di cosa si tratta? Si tratta di una mappatura dei luoghi della fotografia in cui si fa fotografia, in cui si conserva fotografia in Emilia-Romagna. Come l'Emilia-Romagna è ricca in eccellenze di cibi e di tecnica come la Motor Valley o la Food Valley, è ricchissima, ha un'alta densità di fotografia che viene conservata o agita, fatta ad alto livello, e quindi perché non una Photo Valley. Il progetto è utile, intanto delinea, dà un'idea di dove sono dislocate queste aree particolarmente vocate alla fotografia, e consente, tramite interrogazioni che possono essere fatte a livello di tipologia di luogo o di luogo geografico, consente di dare al turista, agli appassionati, a chi è interessato, la possibilità di decidere che cosa andare a vedere per comodità o per interesse. La mappa poi rimanda ai singoli siti e quindi potrà vedere anche poi il programma in atto. Il CIFEST quest'anno celebra un'edizione speciale. Sì, è la 30ª edizione ed è ricchissima di contenuti, di fotografie, è inutile dirlo, ci sono quasi 700 fotografie per mostre per tutti i gusti. Andiamo da mostre per i bambini, per adulti, mostre molto introspettive come quelle di Minkinen, mostre sul clima, su dove stiamo andando, per cui c'è veramente tante. Poi c'è una parte, diciamo così, di visione alla quale abbiamo tenuto molto, dare uno spazio molto ampio, quindi abbiamo appena assistito alla presentazione dell'Emilia Romagna Photo Valley, ci sono i 5 festival presenti con la mostra Reset all'ex consorzio di bonifica. Per la prima volta i 5 festival che fanno parte del sistema festival si ritrovano in una mostra che sarà contemporaneamente in 3 festival. Poi c'è Casa Unibo, quindi la collaborazione ormai consolidata con Alma Mater Studiorum, con la dottoressa Federica Muzzarelli. E poi abbiamo il tema che verrà dibattuto oggi assieme agli altri 2 sindaci, Bibiena e Senigallia, che si sono definiti giustamente come Savignano città della fotografia, per cui i temi sono molto vari e anche pongono le basi per capire quale può essere l'evoluzione della fotografia nel prossimo futuro. E quest'oggi è stato presentato il progetto Emilia Romagna Photo Valley. Cosa può rappresentare per il nostro territorio una tale iniziativa? Ma può rappresentare indubbiamente un'opportunità. Abbiamo visto che il turismo nel corso degli ultimi 10 anni è cambiato radicalmente. Non si guarda più solo al mare, ma è importante l'entroterra, le bellezze del territorio e, diciamo così, visite tematiche ai luoghi. Dopo la Motor Valley e la Food Valley, è bello che si punti sulla Photo Valley, per cui può diventare davvero un tragitto fra le eccellenze della fotografia. In Emilia-Romagna ne abbiamo tantissime, a Savignano abbiamo anche un archivio importante, ci è stato donato, ricordo, quello di Marco Pesaresi, dalla famiglia Pesaresi, per cui penso che possa diventare davvero un circuito per valorizzare ancora di più il nostro territorio. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without.
difference to you. Don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't none. Bring me down, I said. That's